e il governo legittimamente eletto invece è una dittatura. Cioè c'è questo assioma incomprensibile, hai più se non hai una coscienza di un certo tipo, no? Quindi anche in questo l'operazione di controinformazione che ognuno di noi è tenuto a fare con i propri vicini, con i propri amici, con i propri compagni, e rientra in questo, perché ad esempio sull'Ucraina, proprio mentre si produceva questa crisi, cioè mentre gli Stati Uniti finanziavano con 5 miliardi di dollari i neonazisti per destabilizzare l'Ucraina, mentre c'erano truppe scelte del Mossad a guidare queste squadracce neonaziste, mentre venivano assaltate sedi sindacali, sedi del Partito Comunista, bruciate, e militanti della sinistra venivano linciati in Ucraina, Kiev, venivano torturati ad esempio. Mentre succedeva tutto questo, in Italia la sinistra, quella che viene reputata la sinistra, cosa ci diceva? Ma lì c'è una dittatura, violano i diritti umani e quindi in qualche modo bisogna sostenere questi giovani ribelli, questi giovani democratici. La Boldrini, presidente della Camera, riceve in Parlamento la famiglia della Timoshenko. La Timoshenko è ritenuta la Berlusconi di Kiev, è una persona che è stata condannata a svariati anni fiduciaria degli USA.